Ma io intanto voglio farvi complimenti agli organizzatori, a chi ha voluto questo incontro, e vi aggiungo che non ho nessuna sorpresa sul vedere su questo argomento una presenza così forte, anche nella qualità, non soltanto, siamo tutti uguali, non c'è dubbio, ma insomma c'è chi riflette di più, chi di meno, questa è la composizione degli uomini che stanno assieme. Una bella riunione e ho molti stimoli anche dagli interventi che ci sono stati. Voglio liquidare subito le premesse perché ho alcuni punti sui quali voglio soffermarmi, mettendo assieme la necessità di farlo, la volontà di farlo e la sintesi, ma io la sintesi ce l'ho sempre, quindi non andrò oltre il necessario. Ringrazio l'editore, ringrazio gli autori, Fimiani che conosco di più in particolare, e devo dire che ho accolto con immediatezza questo invito, il presidente della provincia che ci ospita, che non avevo citato perché pensavo che non fosse ritornato, ma invece se è qui non... Quando ho visto che dall'Abruzzo veniva fuori un'opera della quale si è parlato, perché questo volume, sulla quale io esprimo un giudizio assolutamente positivo, nel senso della possibilità di fruizione. Questa è un'opera che ci sta bene, e ovviamente col centenario sono rispuntate molte opere che già conoscevamo in precedenza, ci sono anche delle cose nuove. Devo dire che mi ha colpito un libro che non avevo preso, non avevo letto, La storia di Baricco, per parlare di uno di ora. Mi era capitato tra le mani, ma l'avevo messo da parte. E in questo libro, non molto grande, c'è però un capitolo che dice Memoriale di Caporetto, ed è una cosa che è stimolante. Ma quando ho visto che dall'Abruzzo veniva questo lavoro, che è un lavoro, l'ha detto già lui, a doppia faccia, io a tutti quelli che non sanno nulla della prima guerra mondiale, o sanno poco di storia, come è ovvio, che per le possibilità di studi che si sono avute, fatte, amate, dico, se volete sapere prendetelo, a quelli, perché qui c'è questo sforzo di inquadramento di un fatto che ha coinvolto allora tutto il mondo. Quando diciamo la prima guerra mondiale, diciamo il vero, perché il mondo di allora era l'Europa, e questa guerra poi è dilagata dovunque gli europei si fossero portati nel secolo precedente, oppure nei 3-4 secoli precedenti, dal Medio Oriente, l'America entrò, l'Africa. Quindi nel cammino della civiltà fu un dato fondamentale, un dato grande, e qui c'è il quadro, vi aiuta, anche gli studiosi possono trovare stimoli e uno strumento utile. Io per esempio non lo metterò da parte, visto che mi occupo in questo periodo delle ricorrenze, ma devo dirvi che è del tutto naturale, non mi sorprende che a livello politico e a livello sociale, a livello di rapporto con la nostra popolazione, questa questione, questo dramma della prima guerra mondiale è ancora molto sentita, molto forte. Io lo spiego anche così, questa presenza così importante questa sera qui. Perché? Beh, lo ha accennato Trinchese, il professore, prima. Io uso parole un po' forti nel dire che la Grande Guerra non fu una guerra. La Grande Guerra fu un baratro dentro il quale precipitò l'Europa, che per la prima volta nell'ultimo secolo, gli ultimi due secoli, aveva conosciuto più di 40 anni di pace, tutti assieme, intrecciata con un fenomeno che cambiò il mondo, cambiò l'umanità. L'Ottocento fu il secolo della grande rivoluzione industriale,
Cambiò tutto, cambiò il modo di vivere, il modo di lavorare, questa corsa tecnologica a nuove invenzioni in tutte le direzioni ci sommerse. E per la verità, poiché c'erano tensioni molto forti, se penso al mondo del lavoro che lasciava l'artigiano, lasciava la bottega, o il contadino nelle condizioni dure, e andavano in questi grandi opifici industriali. È vero che all'inizio la vita fu addirittura più dura da chi veniva assorbito da questo nuovo modo di produrre, specialmente nelle grandi città. L'Italia stava un po' dietro, ma si pensi a Londra, si pensi a città della Germania e altrove in Europa. Lì c'erano tensioni, c'era sfruttamento, però globalmente l'umanità faceva un passo avanti. Io fino a qui ci sto, lo faceva con lo sviluppo. Poi arrivò il baratro. Nel momento in cui scrittori importanti giovani e vecchi, dinanzi ai rischi che si avvertivano di una rottura di questo equilibrio, che dopo lo scontro francese e prussiano del 1870 si stava ristabilendo, e la corsa alla innovazione era formidabile, cambiava veramente tutto, si vedevano molti aspetti positivi anche, cambiava la vita. E perché lo chiamo baratro? Io ci insisterò su questo, perché fu una rottura della storia. Mi è capitato di vedere assieme, no, uno l'avevo già visto da tempo, c'è un libro di questi mesi di un giovane giornalista tedesco, esperto di arte innanzitutto, Florian Illis, che ha un titolo, 1913, e se uno lo legge accanto a tante altre pubblicazioni, è un inno a questo cammino dell'umanità. Cambiava tutto, Londra, Vienna, Parigi, Berlino. Anche noi entravamo in questo movimento generale, sia pure con i ritardi del nostro non essere dentro uno Stato unitario che avevamo conquistato solo nel 1861, ma anche l'Italia c'era, con meno forza, ma c'era, dove diceva sì, queste tensioni che ci sono, eccetera, però insomma camminiamo in avanti. E poi questo mi è venuto, mentre lo leggevo, mi è venuto a paragonare questa visione a un vecchio libro, La cripta dei cappuccini, che avevo letto da tanto tempo, di Joseph Roth, che vede nel 18, perché ambienta a Vienna nel 18, il rientro dalla Galizia di tre soldati che avevano combattuto con l'Austria, contro i russi in particolare, e ritornano a Vienna. E lì si vede una cosa agghiacciante, se uno leggeva assieme il libro di Roth, ma veritiero, che aiutava a capire: una Vienna buia la sera, senza illuminazione, nessun locale aperto, una trattoria, il padrone se ne va e gli lascia una candela accesa e gli dice: c'è qualcosa a Vienna. La Belle Époque cancellata, era bella, era un segno che si camminava, e quindi il crollo, la fine della centralità dell'Europa, la fine di una fase totalmente nuova. E allora io ritorno all'idea che a me qualche volta ora, che vedo molto in giro, perché noi abbiamo avviato con il 14, questa parola la voglio spiegare meglio, la dottoressa l'ha toccato nella sua intervento, la celebrazione. Certo, qualcuno a me mi dice, come presidente del comitato degli storici, ma insomma celebriamo la guerra. No, capiamoci bene su questa cosa. Io dentro la mia testa, questa è una cosa che abbiamo dibattuto, io ho la presenza, gli storici sono molti, ce ne sono più di 10 dentro questo comitato, tra quelli insomma conosciuti, sanità, eccetera. Noi siamo arrivati a quel punto, e io ogni tanto lo ricordo, per noi celebrazione significa conoscere la guerra.
è la guerra di oggi, non la guerra napoleonica, che è arrivato al massimo dell'avanzamento, ma era come gli oppliti di Atene, sì, pure quelli avevano le armi più dure, le corazze più dure, perciò vincevano. No, ma qua è cambiato tutto, e noi dobbiamo conoscere questa guerra. Abbiamo fatto una convenzione, a proposito dei ragazzi sui quali occorre lavorare, ovvio, noi puntiamo lì in particolare, con il Ministero della Pubblica Istruzione, dentro qua è venuto fuori la parola d'ordine, poi un documento della Pubblica Istruzione: conoscere la guerra per apprezzare la pace. Questa è la parola d'ordine. Qualcuno degli storici dirà: ma ce l'abbiamo una parola d'ordine per una cosa così grande che durerà 4 anni, perché giustamente ci siamo associati al ricordo assieme a tutti gli altri paesi coinvolti, perché è una cosa che riguarda il futuro dell'umanità, il ruolo dell'Europa che si è indebolito e che bisogna recuperare in qualche modo. E questa è la rottura. La rottura non è che ci vogliono molte parole. Io vi ho fatto questo piccolo esempio perché la cosa di Vienna riguardava sé tutti i paesi che avevano perso. Prendete solo un elemento: 10 milioni di morti combattenti. I 10 milioni sono di morte tra i combattenti. L'Italia ne ha 650.000, poi si discute per tanti, che però sono il doppio dei morti combattenti della seconda guerra mondiale, che già ha fatto un passo ulteriore coinvolgendo i paesi globalmente. Già era stato fatto nella prima guerra, la novità della prima guerra mondiale. Dopo ancora di più, 40 milioni si parla di morti, la seconda. Però tra i combattenti, i caduti della prima guerra mondiale sono il doppio dei caduti combattenti della seconda, della prima che della seconda, sono la metà. Perciò vedete queste lapidi nei nostri paesi, dove io da ragazzino, da ragazzo più giovane, quando guardavo, era più lunga la lista dei caduti della prima guerra mondiale di quella dell'altra. C'è una spiegazione. E la cosa che io devo cercare di superare, mi vado facendo una convinzione su questo punto, è che il Mezzogiorno è un po' assente da queste nostre ricorrenze. Noi stiamo facendo cose di un certo livello, vi dico, come Italia sto parlando, anche all'estero, facendo cose assieme, ma il concerto di Re di Puglia, di Muti, ve lo ricordate certamente, con i capi di Stato dei paesi confinando con noi, c'era il Presidente della Croazia, il Presidente della Slovenia, e per l'Austria il Presidente evidentemente non stava bene, ha mandato la Presidente del Senato austriaco come seconda carica dello Stato, e siamo stati assieme. Ieri sera c'è stato il film di Olmi, che vedrete nelle sale, che è un ripudio della guerra alla fine, no? Non la celebrazione della guerra. Chiariamoci su un punto, perché noi poi abbiamo bisogno di chiarire ai giovani meglio cosa è accaduto in Italia a seguito di questa tragedia europea e mondiale, e poi delle dittature che ci sono state in Europa, perché mai essere in questa materia né oscuri né opportunisti. Il fascismo non è che non abbia onorato i caduti, li ha onorati, come li onoriamo noi, perché qui bisogna distinguere. Noi abbiamo chiuso il Risorgimento, io sono chiaro con questo, attraverso la seconda guerra mondiale, con tutti gli opportunismi che ci sono stati, no? Però il sacrificio della nazione, del popolo e di chi ha lasciato la vita a 19 anni lì, noi molto sulle montagne per la verità, e sul Risonzo sono molto. Da noi vedo il Mezzogiorno fermo, perciò mi fa piacere questa bella iniziativa di oggi dell'Abruzzo, motivata anche da un lavoro culturale importante. Però, rivedo, ho avuto solo, sono andato a Barletta, chiamato dal sindaco, perché c'era il monumento ai caduti della prima guerra mondiale, e che era stato un po' rovinato, gli hanno tolto il rame perché poi l'hanno data alla guerra e altre cose,
e aveva questa particolarità, perciò ci sono andato di corsa. La prima medaglia d'oro della Grande Guerra italiana, che noi siamo entrati nel 15, a maggio del 15, e pare adesso il giorno preciso non me lo ricordo, è stata data l'11 giugno del 15, dopo quindi qualche settimana, ad un ragazzo di 19 anni caduto sul carso di Barletta. Quindi quello era il monumento dove si ricordava anche la prima medaglia d'oro, e lì sono andato di corsa a fare una grande manifestazione. Ma in mezzogiorno deve sapere che quella è stata la guerra di tutti, è stata innanzitutto la guerra dei fanti e dei fanti contadini e delle nostre regioni. È stato già ricordato qualcosa per l'Abruzzo. E allora enti locali si muovono, non è che stia tutto fermo, però ci vuole, secondo me ci vuole qualcosa di più, perché l'unità d'Italia è iniziata, è stata formalizzata nel 61, ma si è realizzata lassù, in queste realtà tragiche, che inimmaginabili prima, perché i 10 milioni di morti non sono impensabili in tutte le stragi che lo vogliamo chiamare cammino verso la civiltà dell'uomo si è trascinato negli ultimi 5.000 anni. Forse i cannoni ce l'aveva pure Napoleone, ma le guerre napoleoniche si parlava di migliaia, di qualche decina di migliaia di caduti, non 10 milioni di morti. C'è per il secondo punto, perché se no me la faccio lunga, il secondo, e quindi io ci lavorerò su questo, perché poi mi vado rendendo conto, partecipando a parecchie iniziative, che quanto accanto ad un quadro generale si ha la forza di portare degli studiosi che conoscono la storia locale e si intrecciano queste due cose, la cosa diventa più interessante e più rispondente alle esigenze del cittadino. E lì c'è uscito un libro recente di Emilio Gentile, uno storico, diciamo così, non estremista, uno storico moderato, importante, l'Apocalisse della modernità. Ecco, c'è un punto, sono contento che Trinchese lo abbia toccato, lo ha fermato questa cosa, perché poi si sono intrecciate molte faccende. Dinanzi a quello sviluppo terribile tecnologico che portava la medicina, portava cose per le industrie, ma quando c'è il progresso tecnologico che corre, nessuno può pensare che sul piano militare lo ferma qualcuno. Non lo ferma nessuno, perché quanti paesi hanno conflitti molto forti e non si rassegnano a trovare un punto di mediazione per risolverli, la testa di molti ma non l'ha. E allora questo sviluppo finisce con l'andare sul versante dell'armamento. Insomma, non è che sono passati 2000 anni, perché io ho parlato di Oblivio, di guerra del Peloponneso, ma oggi, forse mentre la filosofia non ha camminato nella visione della vita, dei rapporti politici molto molto avanti, in 2000 anni andiamo da quella tecnologia bellica lì al fatto che spingi un bottone in una base della Florida o altrove e ti vanno a colpire il centro di una città o il palazzo dentro una città. Quindi cose inimmaginabili. Allora, qui questo storico diceva, è stata l'apocalisse della modernità, perché c'era un pensiero che era ovvio, si sviluppava dentro quel grande cambiamento che toccava l'economia, la società, i rapporti umani, eccetera, l'arte, e che in quel 2013 è detto molto bene, c'era un pensiero che rifiutava quasi la stabilità che poteva venire dallo sviluppo e il miglioramento dei rapporti tra i paesi. C'era una linea di pensiero molto forte, in Italia giocò un ruolo importante per entrare in guerra, che era, diciamo così, l'interventismo, ma una visione della modernità che arrivò in alcune figure anche importanti del nostro paese a dire che, insomma,
la guerra poteva essere uno strumento di rigenerazione dei popoli. Ora questo è il punto politico centrale e culturale centrale. Io sono per escludere che ci sia, che sia vera questa cosa, ma lo dico dalla mia lunga esperienza, che sapete voi, anche nel mondo politico, nel mondo sociale, eccetera, proprio per escluderla. Non ci credo, non lo vedo più. La modernità è una grande cosa, è uno stimolo forte, e pezzi di quelle idee potevano andare bene. Insomma, io, senza ricordare nomi, sentire dire che il sangue, il vino e il sangue, il vino migliore di questa nostra società, dobbiamo rigenerarla, renderla più individualista, più forte, più di iniziativa. E l'interventismo si abbeverò a queste. Molti, c'hanno molte poi persone serie che poi si sono andati volontari, non l'hanno detto più dopo la guerra. E quindi il pensiero moderno è accettabile, una parte del cambiamento è accettabile, tutto il resto, solo che quando si arriva alla guerra, vista possibilmente anche da minoranze come uno strumento per risolvere positivamente il problema, dico, ci fermiamo. E il lavoro che stiamo facendo, che io sto facendo con impegno, come è giusto che sia, con l'incarico che mi hanno voluto dare, insomma, questa idea, amico, non è possibile. Il destino dell'uomo è tale che sarà inevitabile che si continui ad usare quello strumento per il superamento delle divisioni, degli interessi contrastanti dell'uomo. Io spero di no, io spero che si arrivi a strumenti, e l'Europa ha un cammino da fare, è dietro, e nacque dopo la seconda guerra mondiale, perché non le voleva più queste guerre in Europa e altrove. E allora la conoscenza forte in questa direzione dovrebbe essere proprio questa, non conoscere, perché vogliamo cercare di trovare strumenti diversi. Come nacque poi? Qualcuno dice, ma abbiamo fiducia e la politica, i governanti riescono ad avere una saggezza assieme. Beh, se penso a come nacque, se scoppiò la prima guerra mondiale, dovrei dire che ridurre la fiducia in questa direzione sarebbe una cosa giusta. Un libro recente di uno storico di Cambridge, Clark, Christopher Clark, che intitolato un libro intitolato I sonnambuli. E i sonnambuli sono i governanti allora, del 14, dei primi anni del Novecento. Insomma, per vedere di avviarmi a concludere, devo dirvi che mi è bastato individuare, vedere, non ho avuto il tempo di leggerlo tutto, un capitolo dove questo storico riporta un po' le corse, i tentativi di fermare questa macchina infernale che era partita già, perché da una parte l'Austria doveva comunque punire la Serbia per ragioni storiche, ce l'hanno dietro le spalle, questo irredentismo feroce che qualche volta c'era, però la Germania, dinanzi a un'Austria che affronta un'entrata in guerra, dice: no, state tranquilli che vi copro io. E la Germania era la potenza più grande dell'Europa di quegli anni, mettiamoci assieme l'Inghilterra, infatti c'è il grande problema, era lì. Quando si dice perché scoppiò, perché da questi documenti si vede che, per esempio, il Guglielmo II, l'imperatore di Germania, e Giorgio V, se non sbaglio, Giorgio V, il re d'Inghilterra, erano pure cugini. E non credevano che, insomma, questa guerra potesse trascinarli, perché Guglielmo II ruppe con il capo di Stato Maggiore del grande esercito tedesco quando disse: calma con la guerra, fermi con l'invasione della Francia.
Perché l'Inghilterra? Perché rapporti segreti, di rapporti anche personali, no, ma forse ci fermiamo. Non invadete la Francia perché l'Inghilterra sta lì. La ragione vera, perché voglio chiudere, c'è un bel libro di Cardini, questo storico italiano, anch'esso di tendenze moderate, il quale dice una cosa un centesimo vera, la scintilla sarebbe stata la guerra dell'Italia all'impero ottomano sulla Libia del 1911, perché questo avrebbe dimostrato la caduta, la debolezza ormai dell'impero ottomano. E allora il nazionalismo serbo trovò da questa dimostrazione fatta nella guerra italiana, che rimase poi in molte isole pure, la debolezza della Turchia, e quelli che hanno sparato poi a Sarajevo erano proprio spinti anche da questo vedere indebolito quello che era l'invasore per centinaia di anni della loro area, del loro tempo. No, la guerra, questa fu una scintilla, probabilmente sì, e la chiama il titolo del libro la scintilla. La ragione vera fu un'altra, fu il fatto che l'Inghilterra, che non aveva interesse ad una guerra, che era stata fino ad allora la padrona del mondo che c'era, sia nel dividersi con i francesi spesso le colonie più ricche, sia con la potenza sui mari che era ineguagliata dell'Inghilterra. L'Inghilterra aveva visto, già poi si era visto, l'aveva visto il mondo con l'esposizione del 1900 di Parigi, che è il punto primo sul piano del grande sviluppo tecnologico, del cambiamento dell'esercito, del rafforzamento di armi nuove. La flotta sommergibile dei tedeschi da una parte fu micidiale, dall'altra li rovinò, perché gli americani entrarono in guerra, decisero di entrare in guerra anche sventolando questa bandiera, poi affondati i mercantili e tante altre cose. La potenza tedesca era tale che gli inglesi non potevano accettare che una guerra che si fermasse a Germania e Austria contro la Russia e la Francia fuori, e quindi l'avrebbero vinta oggi chiusi loro, potesse andare avanti, perché questo avrebbe fatto dell'Europa l'area esclusa la Francia in qualche modo, l'area della potenza più forte, più aggressiva tra l'altro del mondo conosciuto allora, che era la Germania. E l'Inghilterra sapeva che il suo tramonto sarebbe stato automaticamente legato a questa affermarsi di una potenza già affermata. E se gli storici, ma gli storici lo dicono, lo sanno, che questa era la rivalità vera alla fine, per cui l'illusione di Guglielmo II, che il re alla fine loro si sarebbero fermati, avrebbero fermato tutto, saltò, e saltò, come sappiamo bene, nel fine luglio, primi di agosto del 14, esplose tutto in pochi giorni, perché una cosa tirava l'altra, perciò li chiama i sonnambuli, che ha ragione, nel senso che non c'era un disegno preciso. Però spesso i fatti, rispetto alla visione nostra delle cose, della storia, sono tali che diventano quasi ingovernabili, nemmeno da chi vorrebbe governarli, perché i tanti errori del passato si sommano e costituiscono un punto di sfondamento di tutti i tentativi alla fine di fermarsi. Questo accade pure nella vita privata, insomma, uno fa tante cose, poi non si ferma e non governa più nemmeno se stesso, figuriamoci un po'. E lì scoppiò la guerra. Ora io torno all'inizio. Noi possiamo pensare che, insomma, usando gli strumenti che le tecnologie hanno già messo, almeno tutte quelle che conosciamo, che sono immense, nelle mani dell'uomo, si governa senza strumenti politici. E io mi fermo solo perché mi interessa di più questo ambiente tra di noi. L'Europa non c'è,
Non è possibile che c'è l'enorme problema dell'Ucraina, che c'è il Medio Oriente qui sulle porte di casa, che c'è il Mediterraneo, che c'è la grande questione araba, e c'è un'Europa che non è stata capace in questi anni, ahimè, io sono stato pure una volta parlamentare europeo qui e facevo parte della commissione esteri, quindi seguito un po' queste cose, niente, l'egoismo nazionalista ancora ci tocca, e senza il ruolo dell'Europa diventa tutto più difficile, perché l'Europa avrebbe oggi, rispetto a queste realtà, spazi di presenza o di manovra o di movimento maggiori di quelli degli Stati Uniti, che sono in difficoltà e sono in crisi. Quindi questa cosa dell'Europa che riprenda in mano la bandiera e diventa una potenza anche nella difesa e nella politica estera è un punto fondamentale rispetto a un equilibrio più generale che si possa conquistare, perché, come dicevo, l'egoismo dell'uomo non finisce mai. A me ha colpito molto una cosa che, insomma, un po' sapevo, un po' l'ho riletta in questi periodi di tempo un po' lungo, che nel 16 mi pare il ministro degli esteri inglese e quello francese, che non si sapeva ancora se vincevano la guerra, perché era ancora aperta un po' questa storia, insomma, era dura ma era aperta, si divisero i paesi, tutta l'area araba, nel 16 tirarono le righe sulle carte geografiche per costruire l'Iraq e la Siria, nel 16. Picot era il francese, quello inglese non lo so pronunciare, sì che è scritto. Qui i due, mentre si ammazzavano sulla Marna, sull'Isonzo, a 3500 metri sull'Adamello, sull'Ortles Cevedane, per parlare sulla Marmolada, quelli stavano a vedere dopo che all'Inghilterra aspetta l'Iraq e alla Francia la Siria. Questo è il 16. Nello stesso momento in cui gli inglesi avevano mandato in giro per il Medio Oriente l'avventuriero, l'ufficiale Lawrence, cosiddetto d'Arabia, che andava facendo un lavoro per il suo paese, per l'alleanza, buono, andava sollecitando gli arabi a scatenarsi contro i turchi, perché tanto le potenze occidentali gli avrebbero... Ce l'hai qua? No, no, guarda che questa è una cosa, hai detto bene tu. Qui io ho visto un'altra pubblicazione che non ha niente a che fare con questo, perché qui quando bisogna fare la riflessione più larga la fate, quando dovete dare la notizia la date, no, no, è una delle cose che ho notato, poi fermati che c'è un'altra cosa e poi chiudo. E allora, sono nate allora, quindi vedete che se non ci sono regole, i popoli, perciò penso dovremmo fare, ma noi non siamo in condizione, il governo ha dato delle cifre, delle cose che abbiamo già fatto, però sono limitate, una parte di esse devono andare in primo luogo alla sistemazione dei monumenti, degli ossari, perché chi gira e ha girato e ha scritto articoli sulla stampa anche in questo nostro mondo, nell'area alpina, beh, si è trovato pure dinanzi a uno dei monumenti, degli ossari più importanti, ci pioveva dentro questa cosa. Io cerco, almeno con la disponibilità che c'è e che ci ha dato il Parlamento e il Governo, quello va lì e non si può toccare. Poi ci sono limitate risorse per alimentare il dibattito politico, nel 15 e nel 16 lo faremo. Quindi bisogna rimettere in piedi le strutture politiche che siano in grado poi di fornire gli strumenti per arrivare a una soluzione. Non sarà sempre, ma che si evitano i conflitti che coinvolgono tutti, perché poi noi vincemmo, perché gli americani dal 17 cominciarono a riversare, dopo la rottura, la dichiarazione di guerra alla Germania, soldati e rifornimenti in Francia per tutti in maniera straordinaria, non c'era più possibilità di vittoria per gli altri. E i paesi hanno vinto non tanto perché hanno battuto i tedeschi, perché i tedeschi non li abbiamo battuti noi in guerra.
i tedeschi sono rimasti dal 14 al 18 in Francia e in Belgio più o meno dove erano arrivati con le prime spallate. I tedeschi sono crollati perché sono crollati i loro paesi, la fame, non più in condizioni, mentre l'intesa, i paesi. E io devo dire che là io penso di aver fatto almeno quello con la scoperta, ma mi ha colpito. L'Italia ha retto di più sul piano della sua coesione nazionale, il lavoro delle donne nelle fabbriche, nei campi e altre cose. L'Italia come struttura di paese, struttura nazionale, ha retto molto di più dell'Ungheria, dell'Austria, della Germania, che sono crollate per la contenuta. Ma i tedeschi perché hanno mantenuto quell'odio che dopo 20 anni l'ha portata alla seconda guerra mondiale dagli accordi di Versailles? Perché continuavano a dire: ma voi ci trattate in una maniera, noi non abbiamo perso la guerra, dove eravamo arrivati siamo rimasti, no? Non ci avete cacciato. E questo è innegabile. Ma l'Italia gli ha dato questo segno di una tenuta, la piccola Italia, che, e quindi noi dobbiamo rivalorizzare questa cosa delle regioni meridionali, perché è un atto dovuto ai nostri fanti, a quello che hanno sofferto, perché non c'è idea di questa sofferenza. Uno storico americano ha detto giustamente che la cosa più sorprendente è quasi la assuefazione alle tragedie, alla ferocia di quei 4 anni, per noi 3, di vita sulle trincee. Una cosa inimmaginabile, generazioni intere di giovani. Che tipo di vita? Ecco, questo lo sostiene una scrittrice, una ragazza, una scrittrice italiana che si è affermata, che è la Mazzucco, che dice: io ho letto un libro vecchio sulla guerra di trincea, su In Alto. L'ho letto ed è un libro di un sottotenente di complemento che è sopravvissuto, milanese. Scritto nel 24, era un diario, una cosa che io dico, se uno vuole capire qualcosa del trincea, la Mursia lo ha ristampato ora. È una cosa la più vera di tutta, assieme ad altre, perché concentrata nella vita di un uomo che dal cazzo al sonso ha fatto delle esperienze. E dice a lei: se si legge quello non si può dire la guerra può essere alla fine un fatto di rigenerazione. No. Salto, e ho finito, al momento alle 7 finisco, salto Caporetto, che è qualcosa che dobbiamo riapprofondire, perché lì tutto ci fu, meno che la dittatura, ma ci fu un errore strategico dei nostri comandi supremi. La guerra fu fatta sulle cime delle montagne, almeno quella qua in Italia, fino a Isonzo dove c'erano pure le lacrime. E si rimaneva lì. Ordini impensabili sull'Ortigara sono stati distrutti 15 battaglioni di alpini, va, visto che stiamo andando, perché assalti, ordinavano assalti lì, non che erano imprendibili, perché c'erano le mitragliatrici. Probabilmente se arrestavano i fucili o i cannoni del tipo Napoleone si poteva pure fare, ma con le mitragliatrici messe lì e le fortificazioni ferme non si poteva prendere. Uno dopo l'altro e chiudo veramente, perché alle 7 dovevo finire, mi sono occupato solo 5 minuti. I tedeschi scoprirono che la guerra era ferma nel fronte italiano, che l'unico che secondo loro poteva essere colpito, il tentativo finale, nell'ottobre del 17, questa cosa. E dice: diamo la spallata, come? C'era un tenente dell'esercito tedesco, Rommel, quello che poi è diventato la volta del deserto, che allora non so, era tenente, avrà avuto 25-26 anni. Da lui ho scritto un libro dove questo. I tedeschi decisero in un momento: ma attacchiamo in basso, nelle valli, e gli italiani stanno tutti arroccati lì, e da lì vanno i rifornimenti, lì vanno i viveri, lì sono le comunicazioni, stanno lì nelle trincee. E questi in 3 giorni invasero, sfondando cose più semplici, giù, sui fiumi, vicino all'Isonzo, e arrivarono fino al piano.
E gli italiani si trovarono, quelli che combattevano ormai da 3 anni il suo regime, si trovarono senza rifornimenti. Se si guardavano dietro, dicevano, ma che è successo? C'è la pace, c'è... Perché vedevano gli austriaci, i tedeschi che stavano dietro a loro, erano saltati tutti i collegamenti, tutte le possibilità di difendersi, e perciò 1 milione di persone alla fine buttò le armi alcuni e andarono a cercare di trovare scampo sui... E i nostri, per fortuna, al Piave tennero in maniera determinata, straordinaria, forse il momento più difficile, più forte della guerra italiana è stata la tenuta sul Piave, perché questi li avevano aggirati e furono fucilati troppi soldati che lasciati soli, senza più nulla, senza ordini, senza comunicazione, erano scesi pure loro a battere, perché dietro c'avevano il nemico. Ecco, io mi fermo qua e ritorno all'inizio sottolineando questa cosa. Questa faccenda di vedere anche le nostre regioni, io sono, è ovvio che Veneto, Friuli, Trentino, un pezzo di Lombardia, perché dal Tonaro, là da meno, lì c'è stata la guerra, un pezzo di Lombardia e Bresciano. Quindi che lì si spenda di più, si faccia di più, si senta di più, perché lì si è combattuto. Ma hanno combattuto i ragazzi nostri. Come gli altri, certamente non di più gli altri. E se li mettiamo tutti assieme, questa fanteria che ha tenuto le trincee per tanti anni in quelle condizioni disumane, sono i ragazzi del Mezzogiorno. Forse dobbiamo fare uno sforzo, ma questo lo dico a me, non lo dico a voi, anche di un coinvolgimento maggiore del territorio meridionale, per riprendere questo valore che è sentito. Io vedo che insomma in giro le famiglie sentono questa cosa, perché le famiglie hanno vissuto momenti drammatici, straordinari, perché molti di questi caduti non si sono trovati più, perché messi lì dentro queste buche, le cannonate facevano saltare tutto per aria, non si trovava più niente. E allora noi dovremmo ripartire da questo e vedere un lavoro più complessivo, perché l'obiettivo è quello che, e io ci credo a questo, e almeno così ci muoviamo noi, che conoscere la guerra, conoscere poi cosa potrebbe essere ancora peggio, la guerra oggi ci può portare sicuramente ad amare di più, a vedere la pace e gli strumenti del negoziato come capaci di risolvere. Dal pubblico alle fiche del Collibus per una domanda al Presidente. Una proposta. Io ho seguito sì, sì. Con grande attenzione il Presidente Marenti, il suo intervento e il senso della visione di oggi. Una proposta. Lo diciamo del centenario. Arrivederci alla centrale di Corino. Sì, è acceso. Allora, una domanda rapida al Presidente Marini prima che vada via. Io ho seguito con attenzione naturalmente tutto il dibattito e il suo intervento particolare. Conoscere la guerra per apprezzare la pace, non essere né oscuri né opportunisti. Io il libro non ho ancora letto, è uscito da poco. Però nelle molte celebrazioni che ci sono state, mi sembra che ci sia un aspetto della tragedia immane della guerra che fino adesso non è stato sufficientemente ricordato e sottolineato. Una pagina oscura, tipo la fucilazione di tanti soldati che per sottrarsi a quella follia di guerra che ha appena ricordato il Presidente, cercarono la fuga per poi essere catturati, giudicati, codardi e quindi processati e fucilati. Questa è una pagina per la follia omicida di tutta una serie di generali, anche avevano perso il senso del loro stesso.
a un anno e mezzo di distanza, a un secolo di distanza, è possibile o no restituire un minimo di comprensione, non dico perdono, perché non hanno bisogno di perdono, ma restituire almeno l'onore alla sofferenza e il riconoscimento alle famiglie. Io credo la proposta che facevo nel suo ruolo di presidente del comitato, prendere in considerazione anche questo aspetto. Toccata alla fine la cosa. No, ma no, l'ho toccata sul Caporetto, però questo è un problema aperto sul quale bisogna mettere le mani. Ringraziamo tutti gli intervenuti, i relatori, le autorità. Vedo tra il pubblico il sottosegretario alla presidenza di Regione Abruzzo, il dottor Camillo D'Alessandro, ho visto prima l'onorevole Gianluca Fusilli. Grazie a tutti voi e alla prossima.